Buon pomeriggio e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione medica, medica scientifica, quella semplice, quella che arriva tranquillamente nelle vostre case, nel vostro Facebook e che cerca di darvi delle informazioni semplici. Questo è l'importante. Oggi parleremo di due argomenti importantissimi. Oggi parliamo di una strana secrezione dal capezzolo e di emorroidi. Qual è la terapia, la strategia terapeutica, l'intervento chirurgico in sintesi più indicato rispetto alla patologia emorroidaria di cui la nostra utente che ci fa la domanda è affetta? E la scorsa settimana è stata una settimana che ci ha comunque dato dei bei risultati. Abbiamo raggiunto 31-32 mila persone. Di queste 32 mila persone, 14 mila hanno visto il nostro filmato e per cui siamo orgogliosi di questi risultati, orgogliosi anche delle vostre condivisioni che sono state come al solito numerosissime e ancora una volta vi ringrazio per le vostre condivisioni che vi prego di continuare a fare. Parliamo allora immediatamente, cominciamo a parlare immediatamente dei nostri argomenti e Paola, per favore, se ci fai la prima domanda, se mi fai la prima domanda, possiamo rispondere immediatamente. Allora, salve professore. Da alcuni giorni noto la fuoriuscita di un liquido dal capezzolo, di colore biancastro. Ho paura di avere un tumore. Cosa ne pensa? Allora, la secrezione dal capezzolo in una donna, ma anche in un uomo, perché anche l'uomo può avere secrezioni dal capezzolo, ma in questo caso è una gentile donna che ci fa la domanda, ci rivolgeremo più al gentil sesso, alle donne, non è quasi mai un problema importante, quasi mai. Soprattutto se la secrezione è una secrezione che colpisce contemporaneamente entrambe le mammelle. Ma mettiamo il caso, diciamo, un po' più complesso, quella in cui a essere colpito è soltanto una mammella. Allora, in quel caso dovremmo prestare un pochino più attenzione. La secrezione dal capezzolo può essere di vari tipi, di vari colori. E anche in relazione ai vari stadi ormonali, si può essere in gravidanza e allora il problema, diciamo, è abbastanza risolto, oppure in una fase menopausale, oppure durante l'allattamento. Bisogna vedere in quale fase della vita siamo. Diciamo che abbiamo una secrezione dal capezzolo in un momento normale, in un momento in cui non c'è niente. Allora, le prime cose da andare a vedere è la qualità, la quantità e il colore di questa secrezione. Di solito la secrezione biancastra, lattescente, come ci dice la nostra gentile utente, non è mai sinonimo o sintomo o segno, scusatemi, di una malattia importante, è quasi sempre dovuta a un problema intraduttale, cioè dentro un dotto galattofero potrebbe esserci un piccolo papillometto che secerne questo liquido e questo liquido fuoriesce dal capezzolo e la paziente si spaventa. Innanzitutto non spaventarsi mai perché la secrezione, torna a ripetere, quasi mai è segno di una brutta malattia, cioè di un tumore. Le caratteristiche del colore sono fondamentali, bisogna cominciare, non dico ad entrare in allarme e ve lo spiegherò perché, però cominciare a sentire un collega specialista proprio in chirurgia della mammella, un chirurgo, comunque uno specialista che si dedica a queste malattie quando la secrezione vi è presenza di sangue o di siero e sangue. Allora in quel caso bisogna insospettirsi e cercare di fare delle indagini suppletive. Vi dico subito che anche se c'è una secrezione di sangue, il 90% dei casi è una malattia benigna, non è una malattia maligna, non vi spaventate, soltanto nel 10% dei casi in cui avete visto sangue può esserci un tumore della mammella, altrimenti è una malattia benigna. Un'altra cosa vi devo dire. Molte donne, anche per dormire e per una vita, diciamo, di stress che conduciamo tutti noi, prendono dei farmaci ansiolitici, antidepressivi e via dicendo. Questi sono farmaci che possono dare la secrezione da un capezzolo, così ci possono essere tanti altri motivi
che possono indurre questa, diciamo, sensazione, questo segno che da una parte suscita dei problemi e delle ansie e delle paure, dall'altra vi prego di essere sereni e tranquille e di indagare nel modo migliore possibile questa cosa. La prima cosa da vedere è se sono entrambe le mammelle o è solo una mammella, è il primo dato importante. Se state assumendo dei farmaci, se avete per esempio, subito un piccolo trauma su una mammella, ci sono tanti dati da dover, tanti dati anamnestici che vanno presi in considerazione per poter poi giungere a un'indicazione diagnostica per poi vedere quello che bisogna fare. Per cui mi sento sereno, veramente sereno, di dire alla nostra amica di stare tranquilla, già quei pochissimi dati che ci ha dato ci mettono tranquilli e può comunque rivolgersi, come dovete fare sempre, al medico di base, che sicuramente vi saprà dare le giuste indicazioni diagnostiche e probabilmente anche terapeutiche. Possiamo andare avanti con la seconda domanda, Paola? Gentile professore, soffro da anni di emorroidi. Sono stata dal medico che mi ha consigliato di farmi operare. Quale intervento è indicato? Se io potessi indicare un intervento chirurgico semplicemente sentendo una domanda, sarei, diciamo, abbastanza presuntuoso o perlomeno non sarei professionalmente corretto. Allora, l'indicazione chirurgica a un intervento di emorroidi la dà il chirurgo, ma quando è che la dà il chirurgo? Quando ha dei dati anamnestici importanti. E credetemi, molte volte l'indicazione chirurgica si prende durante l'intervento chirurgico, perché quello che durante una normale visita proctologica che facciamo tutti noi nei nostri ambulatori, molte volte queste visite non sono così chiare, non ci danno la situazione reale e locale del paziente, così come quando il paziente è sul tavolo operatorio, brutto il termine, però è così, in anestesia, per cui si rilascia e ci fa vedere realmente le cose come stanno. L'unico dato obiettivo, l'unico dato che è importante per noi è sapere se questa patologia emorroidaria è una patologia che ormai ha perso il diritto di domicilio, nel senso che ormai sono fuori questi emorroidi e non rientrano più neanche spontaneamente, neanche più che spontaneamente manualmente. Allora, avendo perso il diritto di domicilio e ormai sono esternamente in modo definitivo, allora in quel caso l'intervento chirurgico è indicato già preoperatoriamente e si tratta di un intervento chirurgico escissionale. Che cosa significa questo? Che i gavoccioli emorroidari ormai esterni e che prolassati e che ormai non rientrano più, si tratta di una patologia emorroidaria di quarto grado. Allora l'intervento chirurgico sarà quello di eliminare questi emorroidi, di toglierli. È l'intervento tradizionale, quello che si faceva una volta e che è un intervento che ancora oggi ha delle indicazioni precise e viene eseguito in moltissimi casi. Al contrario, se questi emorroidi fuoriescono ma già spontaneamente da sole rientrano, oppure rientrano basta con una piccola manovra manuale, vi dico, basta mentre si fa un semicupo, cioè mentre ci si lava, questi emorroidi rientrano dentro, allora in questo caso si può prendere in considerazione un intervento chirurgico innovativo che ormai si fa da tanti anni, che è una prolassectomia, cioè un lifting, cioè le emorroidi che sono uscite fuori ma che rientrano dentro, si rimandano dentro facendo un lifting, cioè togliendo una parte di mucosa al di sopra dei gavoccioli emorroidari e questi gavoccioli emorroidari rientrano nel canale anale, per cui vengono riposizionate nel loro punto fisiologico. Questo è un intervento, diciamo, innovativo che si fa da tanti anni con delle tecniche che utilizzano delle suturatrici meccaniche che voi leggerete sicuramente, perché tutti voi sarete curiosi di andare a leggere su internet, ma vi prego, non basatevi su quello che leggete, rivolgetevi sempre a uno specialista, al vostro medico di base. Internet è fuorviante, internet vi può portare fuori strada, internet vi può anche creare delle angosce, delle ansie che francamente potete evitare. Quello che mi sento sicuramente di dire è che un intervento di emorroidettomia
che è un intervento ormai che il chirurgo generale fa costantemente, tutti i giorni, noi chirurghi ogni giorno almeno un emorroide la operiamo perché è una patologia molto frequente, è un intervento che comunque deve essere. Prima dell'intervento deve essere eseguito un esame endoscopico. Perché questo? Perché è vero che il sanguinamento nella stragrande maggioranza dei casi è dovuto alla patologia emorroidaria, però potrebbe anche esserci una malattia infiammatoria a monte o un polipo a monte che può sanguinare e può far pensare di essere presente, di essere in presenza di una patologia emorroidaria e questo è un grave errore. Allora io consiglio al paziente giovane quarantenne che ha una patologia emorroidaria e deve accedere, deve essere operato, di sottoporsi prima dell'intervento almeno ad una rettoscopia. La rettoscopia non è altro che un esame endoscopico dell'ultimo tratto dell'intestino, che per noi chirurghi non è un esame completo, è un esame che poi dovrà successivamente essere sostituito da una pancolonscopia, cioè da una colonscopia totale, perché il colon è un tratto d'intestino che purtroppo può essere coinvolto da patologie più importanti e quando si studia, dopo i 50 anni, ve l'ho già detto nella volta scorsa, deve essere fatto questo esame non routinariamente, come screening per le patologie del colon. Per cui una rettoscopia, io diciamo la consiglio al malato giovane che deve essere operato di emorroidi. Viene operato a distanza di 6 mesi dall'intervento chirurgico, comunque l'esame rettoscopico deve essere completato con una colonscopia. Questo è l'iter terapeutico, diagnostico e di prevenzione che io ritengo fondamentale. Detto questo, credo di essere stato esauriente, esaustivo di quelle che sono state 2 domande importantissime: secrezione dal capezzolo e patologie emorroidarie ed indicazione chirurgica. La prossima settimana sarà con noi un mio collega, il professor Luigi Zompatori, che è un esimio collega che è primario oculista ed è un universitario della Sapienza di Roma e sarà qui da noi per rispondere alle vostre domande. Già qualche domanda è arrivata, vi prego durante questa settimana di farne ancora domande sulla branca oculistica, così il professor Zompatori potrà rispondervi rapidamente nel modo più semplice possibile a quelle che sono le vostre problematiche oculistiche. A seguire avremo anche altri colleghi che verranno e man mano vi dirò chi verrà. Vi dirò chi verrà e così potrete fare durante la settimana le vostre domande. Saluto anche oggi i nostri amici di River Flash che ci seguono costantemente, è una testata giornalistica che trovate su internet, che ci segue e di cui noi siamo comunque amici. E per questo penso di aver detto tutto. Vi ringrazio per le vostre condivisioni, vi ringrazio per avermi seguito. Continuate a condividere perché l'informazione medica è di tutti, anche di voi. Arrivederci, a martedì prossimo.